Ciao a tutte, oggi vi faccio una nail art con il Pupo Bubbles e praticamente vi farò vedere come si applicano le sferette. È tutto molto semplice, però c'è da perdere un po' di tempo. Essendo delle sferette molto colorate e vivaci, vanno benissimo per la primavera e soprattutto vanno benissimo anche per le unghie corte. Iniziamo. Io comunque sia stendo una base e lascio asciugare bene. Vi do un consiglio, come piano di lavoro invece di mettere qualcosa di morbido tipo un tovagliolo, mettete un foglio di cartoncino in modo tale che poi le perline vi verrà meglio raccoglierle e rimetterle nel flaconcino. Io per evitare che si perdano tutte, rialzo anche un pochettino i bordini. Mentre la nostra base è asciugata, prendiamo lo smalto in dotazione e diamo una bella passata sottile. Così su tutte le unghie e lasciamo asciugare 5 minuti esatti. Ora che sono trascorsi 5 minuti, prendiamo il coperchio della confezione e lo posizioniamo sotto in modo tale che tutte le perline che cadono vanno a finire qua dentro e ci verrà più pratico poi reinserirle nel contenitore, quelle in eccesso. Ora dobbiamo lavorare un'unghia alla volta. Prepariamo questo aperto e lo smalto. Abbiamo una bella passata di smalto. E facciamo cadere su le perline. Molto delicatamente pressare con il dito, picchiettando. Ogni unghia dovrà asciugare per 15 minuti, ma nel frattempo possiamo fare anche le altre. Avete visto quante perline sono volate? Per questo vi ho detto di mettere anche una base di cartoncino sotto, perché e fare così quindi su tutte le unghiette. Come ho detto poco fa, farlo è veramente semplicissimo. Sta benissimo anche sulle unghie corte, però c'è un po' di tempo da perdere. Ma tutto sommato ne vale davvero la pena perché, come vedete, l'effetto è davvero fantastico. Mentre aspetto che asciuga, raccolgo tutte le perline. Rimettetele nel barattolo sempre avendo qualcosa sotto, perché qualcuna, come vedete, vola sempre.